l'arte delle muse. Era l'insieme della poesia, della musica, della danza, unite in una sola rappresentazione, in cui le varie arti si adeguavano reciprocamente. Un viaggio nell'universo femminile attraverso le grandi opere liriche dell'Ottocento italiano. Teatro Mecenate di Arezzo, lo spettacolo promosso dalle ACLI Donne in Opera, una riflessione sulla difficoltà di emancipazione, sulle conquiste femminili nel corso della storia attraverso le musiche e le parole di Puccini, Verdi e Donizetti. Sempre più, secondo me, dobbiamo andare in questa direzione, col coinvolgimento delle istituzioni, ma anche del mondo che cura la formazione, che cura l'educazione e la cultura. L'iniziativa ha rappresentato anche la conclusione di un laboratorio con gli alunni dell'Istituto 4 Novembre. Una bella sorpresa anche da preside vedere come la musica lirica, che sembra un mondo lontano dagli interessi dei ragazzi, in realtà portata dal vivo in modo laboratoriale nelle classi ha suscitato invece un interesse immediato e sorprendente. Bellissima, io sono abituato a lavorare con direttori d'orchestra, con musicisti, con solisti, ma penso che questi 3 mesi in questo progetto siano state una grandissima esperienza anche per me. Ho ricevuto tanto, ho cercato di dare tanto a loro e penso che sia per loro sia stato aperto uno squarcio sul mondo della musica, della classica, della lirica, ed è giusto che conoscano la grande musica, la grande tradizione italiana, i grandi compositori, per mettere a fuoco il talento che hanno.